Finzione o realtà? Allora, ormai lo sapete tutti quanti il gran casino che è successo a Roma e nella rete ferroviaria italiana, perché è caduta un po' di neve dove non sarebbe dovuta cadere. In realtà ci cade quasi tutti gli anni. Tutto bloccato, un gran casino. Mentre tutto questo casino climatico avveniva, il sindaco di... La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e quei beceri servi che la trattano male, l'hanno un po' sfottuta perché era a Messico. A Mexico City. Era lì perché il 26 febbraio, tra le 8:45 am e l'1 pm, c'era un'importantissima conferenza sul clima e sul riscaldamento globale. Lei in maglietta e in bicicletta, mentre qua c'era un casino. Devo dire la verità, ci sono le conferenze internazionali e non bisogna fare i guasconi, ma io vi dico il nome di questa conferenza: Women for Climate, col 4 scritto in cifre 4. Io li ammazzerei! Woman for Climate! Sapete cos'è questo convegno Woman for Climate? Promuovere il ruolo delle donne nella lotta per il clima. Questi signori messicani devono cambiare pusher. Devono trovare qualcuno che invece della cocaina gli dia la Coca-Cola, invece della marijuana gli dia una sigaretta. Ma può essere che ci sia un ruolo delle donne per il riscaldamento globale? Se c'è un ruolo, lasciamolo agli uomini, ai gay, alle donne, ai trans, agli alti, ai bassi. Ma ci può essere un genere anche per la battaglia sul clima? Si può essere così cretini? E soprattutto, nel programma c'è anche il tema delle politiche sulle donne. Mi dovete spiegare cosa c'entra il clima con la politica sulle donne, cosa c'entra il riscaldamento globale con l'inclusione femminile. Fatevela questa inclusione, magari non in Messico ma alla stazione Termini. Così, oltre a fare l'inclusione femminile, ci ricordiamo di quello che avviene ai treni, di gente che ci ha messo 28 ore, anche donne, per arrivare da Reggio Calabria a Roma. Allora, Woman for Climate, come Amnesty International. Se li conosci, li eviti! 105 Matrix. Benvenuti nel mondo reale.